Qual è l'ostacolo alla tua fede? Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici e buona domenica. Accogliamo il Vangelo di oggi, Marco 9, 38 fino al 48. Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere di acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizza uno solo di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Amen. Cari amici, proseguiamo con il Vangelo secondo Marco in queste domeniche dell'anno B. E se domenica scorsa avevamo visto come Gesù ha dato quella bellissima parola ai discepoli: volete essere primi? Siate gli ultimi, siate i servitori di tutti. Ecco che oggi ha di fronte un fatto. Giovanni, uno dei due fratelli Boanerges, figli del tuono, dice: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non era con noi. Si trova di fronte a questo atteggiamento, a questa presunzione dei suoi discepoli, questo orgoglio, e anche diventa una vanagloria, perché loro dice: noi siamo stati chiamati personalmente da Gesù e solo noi possiamo operare, seguirlo e annunciarlo, gli altri no. Questa presunzione viene placata da Gesù: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e poi parli male di me. Chi non è contro di noi è per noi. È una risposta molto mite, è una risposta davvero che spegne quel fuoco che Giovanni aveva acceso, dicendo: stai tranquillo Giovanni, lascia fare. Però immediatamente dopo Gesù inizia a parlare di come i suoi discepoli, quindi anche noi, dobbiamo atteggiarci nella nostra vita. Ok, non dobbiamo allontanare altri che credono in lui o proclamano la sua presenza, ma dice: attenzione invece a scandalizzare. Attenzione come cristiani, come credenti, a non essere di scandalo. Ecco che qui l'evangelista Marco usa un bellissimo termine, verbo greco, che è scandalizzo, che viene da scandalo, che significa ostacolo, ostacolare. Cosa significa? Oggi facciamo un esame di coscienza. Quali sono le cose, le situazioni, gli eventi nella mia vita che mi bloccano, che mi ostacolano nel mio cammino e che addirittura ostacolano gli altri? Perché Giovanni diceva: questi qui ci stanno, potremmo dire, scandalizzando, perché solo noi possiamo annunciarti e seguirti. Gesù dice: attenzione che voi non diventiate scandalo per altri attraverso il vostro modo di parlare, le vostre parole.
il vostro modo di pensare, il vostro modo di agire. Attenzione a non essere voi stessi scandalo per gli altri. Noi non ci pensiamo, guardiamo sempre alla pagliuzza dell'occhio degli altri. Ma la trave che ci abbiamo davanti ai nostri occhi, come dice Gesù, non c'è, non la vediamo. Oggi l'insegnamento è molto forte e dobbiamo fare un esame di coscienza. Come va la mia vita di fede? Ecco lo scandalo di cui parla Gesù. Dai un taglio. Decidi di tagliare qualcosa nella tua vita. Decidi di spezzare qualcosa che ti impedisce di andare liberamente da Gesù e che ti impedisce anche di portare i fratelli a Gesù. Oggi siamo chiamati ad essere suoi testimoni e a spezzare, a tagliare tutte quelle catene, tutti quegli ostacoli che sono in più, che mi appesantiscono, che mi opprimono e che attraverso di me opprimono le altre persone. E spesso non ci pensiamo, non ci crediamo. Prendiamo questa decisione nel nostro cuore. Prega insieme a me dicendo: vieni Signore Gesù, vieni nella mia vita. Io oggi riconosco di avere bisogno di te. Perdonami perché molto spesso io punto il dito contro gli altri. Molto spesso giudico le altre persone, gli altri cristiani, per quello che dicono, per quello che fanno. Signore, forse io sono peggio di loro. Forse io invece sto camminando e zoppicando nella fede, con molti ostacoli, con molte ferite. Signore Gesù, ti chiedo, guariscimi, donami un cuore puro per portare il tuo Vangelo con sincerità, con autenticità. Fa di me, Signore, un tuo discepolo autentico, coerente in tutti gli aspetti della mia vita, dall'agire al parlare, al fare, al pensare, affinché io non sia di scandalo per nessuno. Purifica il mio cuore. E ti chiediamo anche, Spirito Santo, purifica le nostre comunità, purifica le nostre chiese, purifica i nostri pastori, perché possiamo davvero essere un corpo che splende della tua luce. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ricevete lo slogan di oggi. Qual è l'ostacolo alla tua fede? E dopo aver riflettuto e pensato, chiediamo Spirito Santo, togli di mezzo l'ostacolo. Io sono disponibile per essere purificato e liberato. Amen. Cari amici, vi offriamo anche una visione di tutti gli appuntamenti nel mese di ottobre da parte della Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. Domenica 6 ottobre ci sarà il corso Rete di Pesca a Strona, dove insegneremo come evangelizzare attraverso la casa di preghiera. Domenica 13 ottobre faremo il pomeriggio di evangelizzazione Gesù Vive a Milano. Domenica 20 ottobre ci sarà la giornata di Coinonia a Torino. Nel weekend dal 25 al 27 ottobre avremo l'incontro giovani di Shout Generation a Strona e infine domenica 27 ottobre ci sarà la giornata di Coinonia a Strona. Se volete partecipare, tutte le informazioni le potete prendere dal nostro sito web. Carissimi, grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Parlami, Signore, ti ascolto.